Lo stacco qua. Deposito scricchiolante. No, è cosa va lì. Ai ai. Ok, Gabriel, l'ossessione. E salvo, abbiamo visto subito qualcuno. Abbiamo sentito anche il generatore lavorato. Sono almeno in due o in tre in quella zona. Quindi ovviamente ora ci andiamo. Questo è il Renato e Eso, ok, sono tutti qua. Tutti e quattro. Andiamo davanti al pallet così non lo può droppare. Si è anche liberato tra l'altro del Victor, del tizio, quindi ottimo per noi. È probabile che si iniziano a curarsi ovviamente perché tanto... Il problema dei Twin è che se tu gli dai questa cosa del curarsi, loro lo fanno semplicemente prima. Niente. Nice. Perché quello con luce morente semplicemente ti cura prima che finisca la partita, cioè. È successo qualcosa di strano. Il gel lo concludono sicuro, esatto. È una scheda. Esatto, ho capito, per questo non si gioca super. Simply as that. Adesso probabilmente si stanno ricurando, si stanno resettando. Ok. Però il fatto che non ti dice quando reliquiare un mostro si attiva è uno scam. Uff, l'ho preso al pelo. Mi faccio sapere se è attivo in questo momento reliquiare. Abbiamo fatto il save, ok? Beh, ovviamente andiamo per il tunneling. Non c'è niente, tra l'altro, ottimo. Sperando che non abbiano un for the people buckle up. Ok, quella è una cassetta, lui ha il bimbo in testa. Andiamo ad appenderlo. E se si è appena accorto da solo. Cioè Victor è immune alle torce mentre... No, non è vero, non è immune alle torce. Spero per farsi andare per lui. Sono tutti lì, comunque. Che cosa sta facendo Gabriel? Ok, sto prendendo un hit gratis. Beh, un po' di tempo lo stiamo prendendo con quei rallentamenti vari. Hanno rotto un hook. Ok, ancora qui lui. Sembrava andare W, infatti. Saltato e basta. Abbiamo però di nuovo Victor, quindi adesso ci mettiamo alla porta e lo evochiamo. Tanto col sangue lo possiamo seguire fast, facile. Uff, bella curva che ha fatto, peccato. Ciao Mesekin, buonanotte. Mi ha fatto un buon dodge. Reliquiare in questo momento non ci sta servendo proprio niente, eh. Dà un po' di pressione forse, man. Il fatto che non ti dice quando è attivo è scam, comunque. Vabbè, Snake, porco due. Sto smirando male. Stanno completando comunque quel gen.
con quanta violenza quel calcio. Un pochetto. Davvero stai andando in basement, chiunque tu sia. La cosa strana è che sì, si stanno continuamente liberando di Victor. Che è la cosa più sbagliata. Lui lo slaghiamo. Ma no, possiamo comunque uncinarlo a sto punto. Ok. Proviamo un attimo lo slag per vedere se troviamo gli altri. Forse qui c'è qualcuno? Sì, si stanno curando sotto uncino. Fatto già. Uffa. Peccato. Gli diamo comunque la... La pressione con lo scourge. Almeno magari devono fare qualcosa. Sì, ma comunque già li chiudono tranquillamente con Tanato al 4. Se Tanato andasse a stack invece che a persone ferite sarebbe più forte, forse. Sarebbe meglio. Ok. Vediamo se lo... sapete che c'è? Potrei slaggarlo, ma non me lo voglio rischiare. Sto giro non me lo voglio rischiare. Tanto lui è quello che muore sull'uncino, quindi non me ne frega niente di slaggarlo. Ciao Alexei, buonasera. Secondo te deve fare un chuck più in là? Nah. È un 3% ogni stack, drogato. Quindi 9%. Ok. Adesso vediamo se riusciamo a trovare le persone che si sono curate qua. Abbiamo l'ace ferito, andiamo per l'ace. Hanno rotto l'uncino, non so se gli conviene però. Fermiamo il Gabriel, fermiamo anche il Gabriel, abbiamo visto anche lui. Ok. Mi sa che potrebbe rialzarlo in tempo il prima che arrivi, vediamo. Non ce la fa. Questo è buono. Potrei rischiare di slaggarlo. Si è allontanato troppo. Se hai riparato l'uncino, mettiamo sull'uncino. Ciao Plasti, buonasera. Sì, comunque è proprio il fatto che non... tipo Divora. Avete presente Divora Speranza? Il perk che vi dice quando in sostanza potete... quando siete abbastanza lontani per prendere la stack. Ho guardato dove metterlo. Ecco, perché non fanno... ops, non fanno la stessa cosa con quest'altro... con quest'altro perk? Punto di domanda. Abbiamo quello ferito dal bambino. Abbiamo questo che abbiamo visto che sta qua. Dedardo, ottimo Dedardo. Alla fine quanti secondi sono in meno? 20%. Saranno circa 8 secondi comunque, non così tanto. Guarda, è riuscito a fare se... Ciao Spettro, buonasera caro, come stai? Poi Wop, buonasera anche a te. Dragon Ball, forse roba. Troverò... no, non off the record, tutto le date. Secondi onesto. Sei sicuro che è 12? Sto andando a fare il save. Non credo di arrivarci in tempo, sfortunatamente, con Victor. Vediamo. Forse sì. Se non misso. Non riesco a fare il save perché è di lato. E invece no, let's fucking go. Stra contento che porti l'Italia in live. Ma questo ha quittato sul serio. Ci stiamo divertendo un po'. Un po' cazzeggio, moriamo ma siamo scarsissimi, eh. Ci giocheremo io e Maki, forse ci gioca anche Kree, vedremo. Non ho capito perché ha quittato Steve dopo che è stato atterrato, devo essere onesto. Ciao Cosimo, comunque buonasera anche a te. Ma se siamo fortissime, eh? Non lo so, Rick. Non lo so.
20% e 12 secondi. È Little Company si chiama il gioco. Gli stage non sono... Non è totale 90 secondi. 45 per Uxtage. Oh, pure la botta mi becco. Easy. Ancora per darsi scendi, si innesca tutto. Ricordo 60. Ma mi pareva fosse 90 in totale. E quindi diviso fra i due uncini. Forse uno era 60 e uno era 30, una roba del genere, però. Due volte di fila alla botta, hai visto? Incredibile, ma vero. Renato aveva i perk scam, vabbè. Stava livellando, forse il server ha sbagliato perk, build, non lo so. Vedere le ore adesso. Giusto per curiosità. Allora, intanto...